Vi presento subito le nostre ospiti, Luciana Guerriero e Antonella Infante. Benvenute, Buongiorno. dottoresse, sono psicologhe e psicoterapeute specialiste in ABA, Applied Behavior Analysis, il metodo giudicato più efficace sui bambini con spettro autistico. Ma perché torniamo sull'autismo? Perché in linea con l'orientamento dell'Istituto Superiore della Sanità e della Regione Campania, l'ASL Salerno ha emanato di recente, la vedete in questa computer grafica che ci fa vedere Giovanni Paolillo, una delibera con cui formalizza il metodo ABA ed affida la realizzazione di questo percorso assistenziale, sperimentale di un anno a 4 unità di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e da strutture private accreditate, cui affidare i primi 251 bambini con le loro famiglie per la presa in carica e quindi le cure, le terapie, diciamo, non chiamiamole cure, con il metodo ABA. E sulla delibera però pende un ricorso in questi giorni, un ricorso al TAR di Salerno. Non si sa ancora, non sappiamo ancora di preciso se il TAR ha accolto o negato questa richiesta di sospensiva, per cui questa importante delibera, che per noi è molto importante, che è rivoluzionaria, resta un po' ancora sospesa nel limbo. Ma intanto però la macchina si è mossa e ci sono già le prime prese in carico per questo fine anno. Dottoressa Guerriero, quali sono? Entriamo nel vivo del metodo ABA, i percorsi in grado di garantire una buona presa in carico di bambini con spettro autistico. Sì, certamente poter fornire una buona presa in carico per un bambino con diagnosi di disturbo dello spettro autistico e non solo per il bambino, ma anche per la famiglia che vive tale condizione di Sì. disabilità è Fondamentale, fondamentale. sì, È essenziale. importante poter sostanzialmente migliorare la qualità della vita di questi bambini e di queste Ecco, famiglie. presa in carico proprio che significa letteralmente? Presa in carico significa poter garantire un supporto terapeutico basato, diciamo, su evidenza scientifica Sì. e le linee guida dell'Istituto di Sanità Superiore del 2011, che attualmente sono in oggetto di revisione, presentano alcuni trattamenti tra quelli più validi su un piano scientifico. Sì. Sicuramente, come ha detto prima, l'ABA è tra questi trattamenti su base scientifica che Sì. possono essere raccomandati Sì. per una buona presa in carico. Perché poi ogni bambino ha il suo grado di spettro È autistico, ha la importante. sua, come dire, anche se nascosta, un po' celata personalità e quindi va calibrata, è vero? Certo, è importante infatti considerare l'estrema eterogeneità dei Sì. comportamenti e delle caratteristiche Non si cliniche. può Non si generalizzare. può generalizzare, è importante quindi costruire un percorso specifico sulla base dei bisogni e delle potenzialità, Sì. tenendo sempre però in considerazione anche le priorità che ci vengono date dai genitori. Sì. Quindi sicuramente per poter parlare di percorsi validi su un piano scientifico bisogna considerare degli elementi in comune che ogni trattamento deve avere. Innanzitutto la precocità. Sappiamo dalla letteratura che intervenire precocemente può portare a un esito Certo, sì. importante. Addirittura ci sono degli studi molto interessanti che mostrano come i bambini a rischio di sviluppare un disturbo dello spettro autistico possa avere addirittura un intervento precoce un valore Sì. preventivo. Un altro elemento fondamentale è anche l'intensità della terapia. Il Sì. bambino deve poter attuare una serie di attività psicoeducative con dei chiari obiettivi clinici che possono essere sistematicamente monitorati. Un altro aspetto importante è anche l'inclusione della famiglia all'interno del percorso terapeutico e anche Sì. quello della scuola. È importante infatti favorire un lavoro dell'insegnante di sostegno, Un lavoro sia di equip, di team. sì, sicuramente è un lavoro importante quello di considerare Ecco, il l'equipe. gruppo, sì. Ecco, dottoressa Infante, l'ABA non è una cura, è vero? Ho letto, non è una terapia, insomma, non è qualcosa che dice tu sei ammalato, io ti faccio questa cura. È un metodo di analisi applicata, lo dice anche il termine stesso, attraverso cui si insegnano anche a bambini con difficoltà di apprendimento, come sono quelli autistici, comportamenti, gesti, abilità. Diciamo che imparano anche i bambini normali. Ecco, spieghi lei meglio lo spirito di questo metodo.
Sì, allora l'ABA studia il comportamento, nello specifico il comportamento in interazione con l'ambiente. Si ispira alle regole, alle leggi della psicologia comportamentali e mira in sostanza ad sviluppare comportamenti adattivi e ridurre comportamenti disadattivi, sì, attraverso delle strategie e delle metodologie che hanno una base scientifica. Lo spirito, possiamo dire, sintetizzando un po' tutto il metodo, centrale appunto nell'ABA è il concetto di motivazione e di rinforzo. Infatti, partendo dal presupposto che ognuno di noi compie dei comportamenti spinti da una motivazione intrinseca o estrinseca e siamo portati a ripetere questi comportamenti se come conseguenza avviene una conseguenza piacevole per noi, ecco, sfruttando questo principio di base, l'ABA appunto pone molta attenzione a mantenere alta la motivazione dei nostri studenti. Sì. Attraverso appunto il rinforzo. Il rinforzo, sì, che cos'è? Una conseguenza piacevole che ovviamente è specifica per ogni individuo, infatti poi si fa una stessa... Il premio. Sì, sarebbe il premio. Abbiamo parlato anche altre volte. Sì, altre volte e quindi questo serve per mantenere alta la motivazione del nostro studente, che all'inizio ovviamente noi gli chiediamo dei comportamenti che per lui non sono motivanti, quindi sì, per renderli tali dobbiamo appunto consegnare il rinforzo per tenere alta la sua motivazione a seguirci, ma anche ad eseguire il comportamento che noi gli chiediamo. Sì. Fondamentale però è da dire che nell'ABA è anche un principio fondamentale lo sfumare il rinforzo, perché il tutto deve essere reso più naturale possibile. Sì. Quindi in una fase iniziale ci sarà un rapporto a uno a uno, comportamento-rinforzo, poi mano a mano attraverso delle tecniche bisogna sfumarlo, sì, e sempre associarlo poi a un rinforzo sociale, anche un bravo, una lode, sì, ecco, sì, per rendere il tutto più naturale possibile. Mentre vedete, mentre la dottoressa Infante parla, vedete le immagini bellissime di quali sono i, come dire, i segni, i segnali, i sintomi più chiari, i gesti ripetitivi, sì, la indifferenza rispetto agli oggetti, che sono tipici del bambino, sì, autistico. Quindi dicevamo, dottoressa, vuole concludere questo discorso sullo spirito? Sì, sì, lo spirito quindi è quello di aiutare i nostri soggetti con autismo ad accrescere i loro comportamenti adattivi e a diminuire, sì, sì, i loro comportamenti disadattivi. Una grande abilità da parte vostra, delle psicologhe, psicoterapeute. Dottoressa Guerriero, l'ABA o anche ABA, come giustamente io pure lo chiamo ABA, come lo chiama la dottoressa Infante, pone grande attenzione al ruolo dei genitori, della famiglia, che risultano strategici in una buona riuscita dell'approccio con questi bambini difficili. Perché? Qual è chiave nel loro ruolo? Beh, come abbiamo detto prima, sicuramente l'inclusione della famiglia all'interno del percorso terapeutico è fondamentale. Sappiamo dalla letteratura che i genitori con bambini con diagnosi di disturbo dello spettro autistico presentano elevati livelli di stress rispetto ad altri genitori con altre patologie. Un'esposizione cronica e prolungata nella cura e nell'accudimento di un bambino sicuramente mette a dura prova un genitore ed è fondamentale per una buona presa in carico il coinvolgimento della famiglia. Attiviamo infatti dei percorsi di parent training dove non è soltanto un lavoro sulla condivisione delle strategie, sì, cognitivo-comportamentali, ma è anche un lavoro è un percorso di elaborazione e accettazione, sì, della diagnosi. Ecco, qui vediamo una mamma con l'operatrice, quindi diciamo che collabora, è vero? Interviene. Sì, è fondamentale. È fondamentale. È fondamentale, ci sono degli studi che appunto mostrano come un genitore preparato e sì, accompagnato. Un genitore, io ho detto, cioè, molte volte un genitore diverso rispetto a quello che lui consapevole, è. Consapevole certo, sicuramente di poter avere una conquista, basti pensare alla parola mamma che per molti genitori, sì, è così scontato, sì, invece sì, la conquista di sentire la parola mamma che molte volte però non può avvenire perché proprio per l'estrema eterogeneità c'è una difficoltà anche di una compromissione su un piano linguistico verbale. Infatti, sì, un obiettivo importante è quello di poter favorire le abilità comunicative e il genitore si può sperimentare un senso di maggiore gratificazione. E qui mi verrebbe da dire che mi pare anche la dottoressa Sinfani, l'abbiamo parlato altre volte, di questa cura domiciliare che però da alcuni viene contestata, diciamo, come controversa. Non si può fare, non riuscirebbe.
Assolutamente no, anzi è importante poter favorire la terapia. Ho letto che in molti casi viene contestata, diciamo che... Sì, però è importante poter favorire in tutti i contesti di vita. Anche l'ambiente familiare. Soprattutto, diventerebbe fallimentare se un bambino apprendesse delle abilità soltanto in un rapporto uno a uno con gli operatori e non potesse generalizzare quelle che sono delle abilità importanti all'interno del contesto familiare. Diciamo che viene un po' contestata perché fatta a casa il bambino autistico non troverebbe diciamo, il gruppo di altri bambini con i quali, non so, socializzare o familiarizzare. Questo, lei lo condivide questa, diciamo, obiezione? Dovrebbe essere implementato anche all'interno del contesto scolastico. Sì. Questo progetto che dovrebbe essere sviluppato all'interno dei diversi centri prevede infatti anche una presa in carico per la scuola. Un punto importante. Che ha anche lei il suo ruolo. Sì, assolutamente. Non soltanto come formazione sulle abilità accademiche del bambino, ma anche per una maggiore inclusione sociale. Sì. Quello che manca molte volte è l'opportunità di creare delle esperienze e delle interazioni significative anche con il gruppo dei pari, e quindi da qui nasce anche la motivazione a sviluppare delle attività specifiche in ambito più sociale, non più soltanto sociosanitario. Sì. Ecco, dottoressa Infante, una delle difficoltà più grandi nell'approccio con questi bambini è l'insegnamento delle autonomie personali, il fare da sé, che è, in certi casi è un dramma, diciamo, è drammatico, come lavarsi le mani, non lo so, vestirsi, prendere lo spazzolino con una mano e il tubo del dentifricio con l'altra, oppure fare colazione, fare gestione, o addirittura ecco, allacciarsi per esempio le scarpe, che è una cosa, come dire, inizialmente problematica, però è una delle prime sfide, è vero? Sì. Allora, sicuramente noi intendiamo per autonomie personali, oltre alla cura di sé, lavarsi, vestirsi, anche quelle, diciamo, domestiche, rifare il letto, apparecchiare una tavola, tutte rientrano appunto nelle autonomie. Tali autonomie vanno insegnate allo stesso modo di tutte le altre abilità cognitive, linguistiche, motorie, quindi anche, diciamo, queste, ecco, vengono insegnate, inserite nel nostro trattamento riabilitativo. A differenza delle altre, però, risultano molto difficili, perché anche il semplice, che quello che per noi è semplice, lavarsi le mani, in realtà ha una serie di passaggi che per un soggetto autistico possono essere molto complicati, impegnative, perché sono una serie di passaggi lunghe che, se presentate in una singola, insomma, esposizione, il soggetto potrebbe non riuscire a replicare e a seguire. Per cui lei ha detto bene, quindi lo spirito di imitazione, vero? È importante, l'emulazione. Sì, è uno dei, ci sono molti bambini, dipende da caso a caso, però sicuramente si insegna proprio l'abilità dell'imitare, perché sappiamo che la maggior parte, anche noi tutti, no? Il nostro comportamento può essere appreso anche tramite imitazione. Sì. Quindi una delle abilità cui noi siamo interessati a insegnare è anche quella proprio dell'imitazione. Sì. Però nello specifico per le autonomie, dicevo, essendo così complesse, utilizziamo un'altra tecnica. Allora, quella della task analysis. Quindi cosa si fa? Prendiamo ad esempio l'autonomia del lavarsi le mani. Si fa un'analisi del compito, che vuol dire si scompone il comportamento lavarsi le mani in... Ecco, lo fa vedere Giovanni Paolino, questa è una delle cose più semplici, più banali, ma anche più complesse, perché appunto bisogna scomporre questo comportamento nelle sue azioni, quindi multitasking. Quindi ad esempio il nostro primo comportamento target può essere aprire il rubinetto. Certo. Questo è già un primo comportamento target sul quale noi iniziamo il nostro trattamento. Sì. Allora, tutte queste azioni in cui scomponiamo il nostro comportamento vanno poi concatenate, il chaining. Vanno poi concatenate, quindi messe una catena una dopo l'altra, in modo da unire questa catena e arrivare al comportamento più complesso. Si lavora quindi su un comportamento singolo solo quando il mio bambino ragazzo avrà raggiunto l'autonomia totale nel primo comportamento. Posso passare al secondo. Ecco, a proposito di ragazzi, perché anche gli adolescenti, poi i bambini autistici diventano adulti autistici, perché ci troviamo di fronte a una malattia che non regredisce, può essere approcciata, può essere affrontata, migliorata, attenuata, ma non risolta. Sì. E quindi
Ecco, qui vediamo sì, esempio, soprattutto... gli adolescenti che vengono guidati da ragazzi certo. coetanei normali. Mi dispiace anche di usare questa parola, normali o diversi, perché non mi piace, insomma, però vanno guidati questi ragazzi da coetanei dai quali sì. possono imparare attraverso lo spirito emulativo. E quindi alla fine ci vuole una pazienza enorme, o no, dottoressa Infante? Ci vuole una professionalità, una pazienza. Ci vuole costanza, metodo, e non si può improvvisare, sì. ci vuole una programmazione. Quanto tempo mediamente può durare un intervento del genere prima che voi possiate riscontrare dei progressi? Allora, diciamo che i primi noi utilizziamo dei test, no? Per anche vedere come va avanti il trattamento, e un test è annuale, un altro è semestrale. Noi in base a questo test semestrale incominciamo, diciamo, ogni 6 mesi si possono rilevare delle differenze rilevanti. Prima, no? Diciamo, ogni 6 mesi si può fare un'analisi. Sì. Bene. Bene, noi andiamo verso le conclusioni, siamo verso la fine del nostro tempo che ci è concesso. Ringrazio molto la dottoressa Guerriero, che è una delle ultime entrate, una professionista molto importante, molto rilevante, e la dottoressa Infanti invece è una delle veterane, insomma. E però io dal gruppo forte emerge proprio questo senso di squadra, è vero? Questo sì. spirito di squadra molto forte nell'approccio al centro IRFI, è vero, sì. di Pellezzano, dove c'è questo centro del gruppo forte che si occupa proprio dei bambini un po' particolari, oppure che hanno dei disturbi, dei ritardi, è vero, di sviluppo, e che quanti sono oggi? Sono tantissimi, vero? Rappresentano una buona percentuale. Quasi un 200, ma insomma in generale con i vari disturbi, sì. No, dicevo, in Italia sono una buona percentuale. Gli ultimi dati epidemiologici ci dicono che un bambino su 59 ha una diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Significa che ogni 2-3 classi c'è un bambino. È aumentata anche la capacità, ovviamente, di diagnostica. Sicuramente è legato anche all'accuratezza diagnostica.